Buonasera a tutti e benvenuti a Granse. Vedo molte persone appunto non del paese, quindi insomma è bello accogliervi qui a Granse. E accogliervi per una serata speciale. Si inserisce all'interno della rassegna Veneto Legge, che è una rassegna che coinvolge tutta la regione del Veneto. Infatti sono in molti comuni, nella giornata di oggi sono avvenute delle presentazioni, delle letture. E noi abbiamo la fortuna di presentare un'opera prima, quindi già una serata speciale perché è un'opera prima, è una serata speciale perché anche il tema affrontato, quindi un racconto sull'autolesionismo, sulle proprie vicende, quindi è un tema importante, e poi perché, lo possiamo dire insomma, da sindaco è anche una forma di orgoglio, siccome Daniel presta servizio presso il nostro comune di Granse, e quindi poter presentare il suo libro, la sua opera prima qui a Granse, per noi è bellissimo. Infatti quando ne abbiamo parlato ci ha detto sì, vengo qua a Granse, per noi è stata insomma una forma di orgoglio e quindi siamo contenti, e direi che potremo cominciare la serata facendo subito un primo applauso a Daniel. Così rompiamo anche un po' il ghiaccio, vediamo insomma, mettiamo, perché come dicevamo prima con il dottor Marco Furlan, la serata sì, sarà una chiacchierata, un dibattito insomma fra di noi, ma vuole essere anche un momento di confronto con voi, quindi al termine delle domande prestabilite ci sarà ovviamente lo spazio per i vostri interventi. Dunque, qual è l'opera? L'opera è di Daniel Malengo, Titani Editori, titolo Anni vissuti tra Alprazolam e Lamette. Allora, cominciamo subito Daniel, così spieghiamo, rompiamo, cos'è l'Alprazolam? Allora, buonasera a tutti, intanto vi ringrazio per la vostra numerosa presenza, scusate ma sono emozionato e quindi mi perdonerete qualche gaffo, spero. L'Alprazolam è un farmaco tra i più diffusi negli Stati Uniti, che sta prendendo largo piede anche in Europa. In Italia ad esempio un nome per identificarlo è quello dello Xanax, è un ansiolitico. Io ne ho abusato per diversi anni, adesso ho fortunatamente ridotto il suo dosaggio, continuo ad assumerlo comunque perché non nego l'evidenza, non avrebbe senso. E tra gli altri volevo citare anche la mitriptilina, che comunque è un forte antidepressivo facente parte di una categoria anche questa di farmaci. L'Alprazolam potremmo chiamarlo, forse mi censureranno, non lo so, vabbè, potremmo chiamarlo Xanax per identificarlo un po' meglio qui da noi in Italia. Le farmaciste in sala confermano, quindi possiamo andare avanti. Però, visto che abbiamo parlato di farmaci, do la parola al dottor appunto Marco Furlan, che ci spiega un po' come mai ha conosciuto Daniel, e appunto lo ringraziamo della sua presenza. Sì, allora, da un punto di vista diciamo farmacologico io posso dire poco, da un punto di vista psicologico invece le benzodiazepine danno sollievo, e questo è il meccanismo più che intrappola di più. E quindi si tende a, come diciamo, gioco, si tende a usarle sempre di più. Il perché della mia presenza è di sostegno, ma vedo che non ne ha tanto bisogno, perché se lo aveste conosciuto i primi giorni, quando l'ho conosciuto io, avreste pensato non riesce a dire una parola in pubblico. Invece adesso, diciamo, è adeguato, per cui avanti così, ecco. Poi per le domande ci vediamo per gli altri argomenti. Benissimo, grazie mille. Allora, cominciamo a conoscere anche questo testo partendo da alcune citazioni che sono all'interno del libro. Tu scrivi, Daniel, la lotta è un privilegio, qualcosa che ti fa sentire vivo. Qual è stata la tua lotta? Allora, potremmo cominciare da molto molto lontano, dal 1994, ma credo sarebbe una storia troppo lunga da raccontare. Sono stato vittima per 2 anni consecutivi di abusi sessuali, ho sofferto di depressione, sono cresciuto sostanzialmente senza un padre, senza la figura paterna,
e sono state alcune cose che spingono a compiere determinati atti. Poi, se vuoi specificare un attimo, andiamo a specificare. A proposito di atti, appunto, si parla nel libro di come ti procuravi alcuni tagli. Ecco, allora parliamo magari di questi tagli. Ma allora, raccontiamo ormai tranquillamente questa cosa, perché sono passati diversi anni da quando è successo la prima volta. Si parla del 2015, era una domenica sera, ero appena stato lasciato dalla mia ex fidanzata in circostanze non molto piacevoli, e lì sono cominciati ad apparire davanti ai miei occhi, davanti alla mia testa, determinati pensieri. Quindi gli abusi subiti, la mancanza di un padre, ciò che pensavo di aver costruito appunto assieme a questa ragazza, e diciamo che in un momento di incompleta lucidità il dolore interno era talmente forte che ho cercato di procurarmi del dolore fisico per far sì che la mia mente distogliesse un attimo quelli che erano i miei pensieri interiori, interni. Abbiamo sentito appunto la testimonianza di Daniel e vediamo ora il fenomeno da un punto di vista psicologico. Il meccanismo che ha descritto lui è quello delle benzodiazepine, diciamo il meccanismo del sollievo, diciamo in questo caso scacciare il male col male. E riesce a raccontarlo, diciamo così, tranquillamente, grazie a un lavoro fatto abbastanza scrupoloso e preciso su quello che aveva dentro, ecco, per cui non è facile, ma ne parla bene. E niente, adesso affrontiamo e andiamo dentro queste cose. E appunto sono raccontate nel testo anche in maniera molto diretta, non è un racconto che cerca di mistificare, è proprio un testo reale, concreto, nel quale l'autore si racconta senza fronzoli, ma dando soprattutto anche un messaggio positivo, e come ha detto giustamente il dottore, cerchiamo di andare avanti. Andiamo avanti. E perché oltre alle varie difficoltà, il libro parla anche di alcune figure e alcuni temi positivi. Cominciamo dalle persone, una su tutte, la mamma. Cosa ha rappresentato per te la mamma? Allora, innanzitutto, come dice qui il sindaco Damiano, comincio a parlare di mia madre, perché è stata, diciamo, la mia ancora di salvezza in determinati periodi, quando non avevo voglia di nessuno, non avevo voglia di niente, mi allontanavo da tutto. Lei comunque la sua presenza costante me l'ha fatta sentire, nonostante io prendessi le distanze da lei, prendessi proprio le distanze appunto da tutto. Ma non ci sarebbe solo da citare mia madre, perché un riferimento devo farlo comunque alla mia famiglia, quella che io descrivo famiglia anche se in modo un po' atipico, nel senso che essendo cresciuto senza una figura paterna, perché lo dico tranquillamente senza nessun tipo di problema, ho ricordi molto più positivi passati ad esempio con mio zio materno che con mio padre, ma non voglio star qui a raccontare il rapporto che c'è stato o ci dovrebbe essere stato tra un figlio e un padre. E ringrazio la mia famiglia, sì, perché comunque è riuscita in un determinato momento della mia vita, sono stati anni molto, molto difficili, molto vissuti intensamente, a continuare a restarmi accanto. E sinceramente non so se io riuscirei a fare lo stesso con un figlio, comunque trovandomi nella situazione in che si sono trovati i miei familiari, mia madre, mio zio, mia nonna, perché comunque la mia è una famiglia un po' atipica, ma fin da piccolo ho sempre detto che vivevo in quattro, in famiglia ero io, mia nonna, mio zio e mia mamma sostanzialmente. E questa sera mi sento pubblicamente di ringraziare e sottolineare per la vicinanza, per il coraggio e per la voglia e la forza che mi hanno trasmesso. E mi associo a questo ringraziamento, perché la serata è nata anche e soprattutto in contatto con tua mamma,
e tutto l'allestimento che vedete, insomma, è anche merito suo, e quindi davvero grazie di tutto quanto. E, oltre appunto alle persone, ho detto anche alcuni temi, alcune situazioni positive. Nel libro si parla anche dell'amore, e citando l'autore si dice: l'amore, scrive Daniel, l'amore sa trionfare anche nelle situazioni più difficili. Qual è il tuo rapporto con l'amore? Bah, per molti anni credo di essermi completamente isolato da un sentimento che si avvicinasse all'amore. Ho cominciato a riscoprirlo soltanto nell'ultimo periodo, non negando appunto comunque l'affetto che i miei familiari hanno continuato costantemente a provare nei miei confronti. Sì, io sono convinto che l'amore trionfi sempre, perché comunque le persone che te lo trasmettono alla fine hanno un'importanza, ti fanno credere in un determinato sentimento, e in ogni modo, anche se nel mio caso ci è voluto diverso tempo, ho cominciato, ho riscoperto cosa voglia dire amare o provare realmente affetto per determinate persone. E parlando sempre appunto di ancore di salvezza, da un punto di vista psicologico, come possono influenzare positivamente? Allora, ancora di salvezza intendiamo relazioni di attaccamento sicuro, quindi vuol dire rispondenza, disponibilità, impegno, presenza. Le relazioni che ha descritto lui, che ha di positive, di salvezza, vuol dire in caso di pericolo da chi vado quando ho bisogno di aiuto, e sono le persone che ci sono che rispondono. E devo, come dire, vabbè, ti faccio i miei complimenti, perché te li faccio. E allora, tornando a Daniel, nel libro parli anche di come i tagli te li facevi in mezzo alla gente, eppure vedevi indifferenza. Se vuoi magari spiegarci meglio. Allora, c'è stato un periodo che continuo a ricordare, anche se una parte della mia mente ha isolato, diciamo, ma che comunque continua metaforicamente a camminare a fianco a me. E mi riferisco al 2015, quando nelle domeniche d'estate, di solito i miei coetanei, quindi chi ha più o meno la mia età, o va a farsi un giro al mare o va a bere un aperitivo in compagnia, io ero solito prendere l'auto, andavo in qualche centro commerciale, sì, mi rendo conto che ero qualcosa di illogico, me ne sono reso conto e fortunatamente sono qui stasera a raccontarvelo. E andavo sui centri commerciali, compravo i cosiddetti cutter, taglierini, insomma come vogliamo definirli. Se vogliamo specificare, di dimensioni anche abbastanza grandi, perché quelli piccoli non procuravano l'effetto desiderato, se vogliamo proprio descriverla in maniera un po' più cruda e approfondita. Mi procuravo questi elementi, allo stesso tempo prendevo del comune disinfettante, acqua ossigenata, garze, e mi procuravo questi tagli nei parcheggi esterni dei centri commerciali, logicamente un po' appartato, non in mezzo alle persone, però è capitato più di qualche volta che queste persone mi vedessero e non pretendo e non pretendevo assolutamente si avvicinassero, magari fare qualcosina in più, anche se dobbiamo parlare con il senno del poi, chi è che oggi obiettivamente, vedendo un ragazzo in determinate circostanze, si avvicinerebbe a lui o comunque chiamerebbe il 118, che voglio fare una menzione speciale parlando di 118, c'è stato bisogno, perché comunque io ho due tentati suicidi alle spalle e l'ultimo me l'ha un po' salvato il mio medico di base, il dottor che è presente, tra l'altro ringrazio Lorenzo Rizzato, che ha avuto la freddezza, i tempi giusti di chiamare il suo EME in una decina di minuti, insomma sono giunti a casa mia, e ricordo poco di quei momenti perché sono stato quasi 2 giorni in coma dopo l'assunzione di determinati farmaci, però niente, dico, finisco qui, insomma. Ok, tranquillo.
Sempre citando parti del libro, troviamo anche la frase: forse era lo sfogo di un ragazzo arrabbiato. A cosa ti riferisci? Allora, la citazione forse era solo lo sfogo di un ragazzo arrabbiato è da ricondursi alla Compagnia dell'Anello, che sono un gruppo d'area di estrema destra tra gli anni 70 e gli anni 80, perché comunque io ho avuto dei trascorsi appunto in movimenti cosiddetti dai media o dai giornalisti, insomma, dell'ultradestra. Non mi nascondo, perché comunque ci sono video dove c'è la mia immagine, ci sono articoli di giornale che parlano di me, quindi non ho nessun problema ad affermarlo oggi, fortunatamente. E se devo ripensare al perché sono stato all'interno di certi movimenti, soprattutto negli ultimi anni, facendomi trasferte in pullman per diverse manifestazioni tra Bolzano, Roma, Mestre e via, credo che quello non fosse totalmente il mio pensiero, ma all'interno ci fosse appunto lo sfogo di un ragazzo arrabbiato, ecco. E nel libro spesso la prima persona singolare viene sostituita dalla prima persona plurale, quindi noi, che si racconta con appunto questa prima persona plurale, e vi è una contrapposizione fra un noi e un voi. Se il noi lo possiamo immaginare a chi si riferisce, il voi da chi è rappresentato? Allora, non ho fatto questa premessa prima, la faccio adesso perché credo sia doverosa. Io questa sera sono qui, ho scritto un libro, mettiamolo tra virgolette libro, perché magari uno libro intende le famose opere, quelle di 250, 300 pagine. Ho raccontato qualcosa di molto molto breve che coinvolgono solo degli anni della mia vita. E quando parlo del noi, parlo dei tanti ragazzi che ho avuto la fortuna, perché io mi ritengo fortunato ad aver conosciuto dei ragazzi con le mie stesse problematiche, e quindi lì parlo del noi. Quando parlo del voi, parlo di tutte quelle persone che magari sanno l'esistenza di un determinato problema, però non lo vogliono affrontare, oppure molto più semplicemente, come si suol dire, nascondono la testa sulla sabbia. E allora chiedo adesso, dottor Furlan, come e perché si sviluppa questo senso di appartenenza, cioè questo noi di chi prova queste sensazioni? Ricordiamo che, correggimi se sbaglio sulle statistiche, parlano di un ragazzo su quattro che soffre di autolesionismo. Allora, io direi che il noi lo possiamo vedere anche stasera, nel senso che il bisogno che ha Daniel di essere, secondo me, visto, di essere identificato anche stasera, c'è, diciamo, un fattore relazionale forte, nel senso, secondo me, c'è una spinta in chi soffre a voler essere conosciuto, riconosciuto. Cioè, spesso molte persone non si sentono che esistono per qualcuno, e allora vogliono parlare, vogliono raccontarsi, vogliono essere capite, vogliono essere ascoltate. Ecco, secondo me è un noi di tipo di famiglia, diciamo, di conoscimi, di un po' di fratellanza, ecco. Fratellanza ci piace come termine. E andando sempre, seguendo un po' di citazioni all'interno del libro, magari io ti faccio queste citazioni e tu le commenti. Facciamo citazione e commento, citazione e commento. Ok, allora partiamo dalla prima. Dopo aver affrontato una tempesta, possiamo temere il vento di un temporale estivo? Sì, allora la tempesta io la riconduco come a un grave stato depressivo che appunto spinge molte volte a compiere degli atti in cui non siamo lì presenti e non ci siamo mentalmente, sostanzialmente. Inutile che nascondiamo le cose. E io penso che dopo che abbiamo affrontato queste situazioni siamo stati in grado di oppure affrontarle, superarle in una certa maniera. Di certo non ci fa paura, non ci fanno paura le piccole cose, ma non tanto le piccole cose materiali, ma soprattutto emotive, diciamo. Almeno questo
è il significato che io ho voluto intraprendere con questa definizione. Certo. Faccio un appunto sulla personalità di Daniel, che ha, diciamo, contraddistinta un po' da un tratto evitante. Questo vuol dire che quando soffro, quando sto male, quando lui diceva di distogliere, ok che ero troppo, ma quando si soffre, se c'è anche la tendenza a distogliere, c'è chi ha il carattere così, se non si lavora su questo poi si entra nel meccanismo dell'evitamento, del sollievo, e quindi quando sto male devo tirarlo via con qualcos'altro, perché da solo non ce la faccio, mi serve qualcos'altro. Ecco, quindi quando lui dice un po' guarire, quando dice un po' affrontare, è meglio affrontare, ecco, perché non è evitare, distogliere più che altro. Quindi l'importanza di riuscire ad affrontare il problema. Altra citazione: un giorno il male si accorgerà di quanto oscenamente potente possa essere il bene. Allora, questa è stata una piccola frecciatina che ho voluto inserire all'interno del mio racconto, insomma, di questo libro che racconta diversi anni della mia vita. Ed è una frecciatina, passatemi il termine, che ho voluto scrivere appunto perché determinate persone si rendano conto del male che ci hanno fatto, ma che comunque, nonostante tutto il male che abbiamo sofferto, noi siamo ancora qua, perché io non pensavo di arrivare a dire una cosa del genere, ma io credo che il bene alla fine, alla lunga, possa vincere effettivamente. Poi io credo, lancio l'ultima frecciatina e poi la concludo qui, perché non mi va di parlare di cose che non mi interessano più ormai. Prima o poi il karma fa il suo effetto e la ruota prima o poi gira per tutti, questo ne sono convinto. Quindi cerchiamo sempre appunto di far trionfare il bene. E nel libro si parla anche del problema dell'omologazione, cioè c'è questa contrapposizione, il fatto che tu cerchi di essere diverso da qualcosa che invece una quotidianità cerca di essere invece omologante. Qual è appunto secondo te la situazione oggi di questa omologazione? Ma allora qui bisogna fare un discorso riguardante la società di oggi, che ci impone dei canoni specifici per essere qualcuno. Ad esempio, se tu non ti vesti in una determinata maniera, io non ti posso assumere in un determinato posto di lavoro, nonostante io abbia le capacità per affrontare quel tipo di lavoro lì. E io sto andando un po' controcorrente su questa cosa, semplicemente per il fatto di come mi vesto, per i miei tatuaggi numerosi, che alcuni raccontano le fasi della vita che ho attraversato, altri sto continuando a farli proprio per andare contro l'omologazione che questa società ci impone di essere tutti uguali, o perlomeno di pensarla sulla stessa maniera, di vestirsi sulla stessa maniera, proprio perché sembra che bisogna farlo per forza. In realtà no, bisogna sentirsi liberi di esprimere il proprio essere, certamente entro determinati limiti, ma non bisogna aver paura esteticamente o anche con il pensiero di dire ciò che si pensa e farlo a testa alta, ecco. E questa omologazione di cui si parla, si può ripercuotere negativamente a livello psicologico? Cioè, come può influenzare questa omologazione imperante nei confronti anche di altri soggetti magari deboli, insomma? Beh, deboli nel senso che adesso lui ha appena detto esprimere il proprio essere. Questo è il contrario del tratto evitante di personalità. Cioè, chi evita, evita anche se stesso. Quindi evita di esprimersi, evita di mostrarsi. Questo è il lavoro principale con chi ha questo tipo di sindaco debolezza, comunque modo di essere. E arrivare a fare il contrario, quindi a esprimersi liberamente, proprio essere senza evitarsi, evitare, è proprio la cosa giusta per chi ha questo tipo di personalità, carattere, ecco. E c'è poi chi magari non ce l'ha la personalità, allora deve farsela. Però per chi è evitante, chi evita ha dentro la personalità e va tirata fuori, va aiutato a tirarla fuori.
andiamo verso la conclusione di queste prime domande, poi insomma lasciamo magari spazio alla platea, insomma ci confrontiamo e ne parliamo. Cosa fai ora quando vedi una lametta? C'è una parte sul libro. Allora, questa è una domanda simpatica, perché simpatica tra virgolette. E durante la fortuna che ho avuto di incontrare come psicologo, psicoterapeuta il dottor Marco Furlan, abbiamo avuto diversi incontri. C'è stato un periodo in cui avevo ancora la tentazione di procurarmi del dolore fisico, di tagliarmi, solo che quando arrivavo lì davanti magari prendevo in mano un oggetto tagliente, cominciavo a chiedermi se ne era necessario, se dovevo ancora continuare a vedere soffrire determinate persone che effettivamente mi vogliono bene qui. E qui ritorno un attimo il discorso dell'amore che abbiamo fatto prima. E la verità adesso è un po' simpatica, sempre tra virgolette. Quando sono in ufficio qui, peraltro nel comune di Granzia, ho il cutter nella scrivania e ogni tanto lo tiro fuori, ci gioco, guardo un po' la lametta, poi lo ripongo, lo metto giù. Ma diciamo che lo faccio, adesso seriamente parlando, lo faccio perché io sono convinto di una cosa: sono convinto che non va scordato quello che io ho fatto, va preso quasi come fosse un post-it, messo a fianco a me, e farlo perdurare nel mio cammino che seguirà davanti agli anni, perché non devo dimenticare ciò che ho fatto, proprio perché certi errori non vanno più ripetuti, non vanno più commessi. Quindi facciamo un po' il punto della situazione, così poi diamo spazio. Allora, riassumendo il libro, c'è una bellissima frase con cui Daniel presentava questo testo. Allora, vi devo confessare che una mattina Daniel mi porta in anteprima il testo, una cartellina rosa, mi dice di leggerlo. E mi dice: ho scritto della mia storia, di quello che è successo, l'autolesionismo. E uno si rapporta sempre, insomma, dice: boh, chissà cosa sarà, come sarà. E invece è un libro, chiamiamolo libro, non... insomma, è comunque una produzione tua. Quando uno, appunto, è un libro che ti racconta, ha un linguaggio diretto, esplicito, ma che ti sa anche far superare la sofferenza come l'ha vissuta. E quindi lui, quando lo presenta, dice: ho 29 anni, mi chiamo Daniel, vittima di abusi sessuali, bullismo, per 2 anni autolesionista e 2 tentati suicidi. Nulla di inventato, tutti i miei periodi più crudi scritti qua. Il perché? Perché come ho trascorso e vinto questi momenti, tanti altri ragazzi come me possono farlo. Questo è il motivo perché è stato scritto questo libro. È soprattutto, al di là di un racconto, al di là di un modo anche per raccontare, per tirar fuori, come abbiamo detto, che è importante, è soprattutto anche un invito alla speranza. Cioè è riuscire a trasmettere agli altri questa speranza, questa forza di chi ha lottato e di chi sta superando questo problema. Allora, prima di lasciare spazio ad eventuali domande qui al pubblico, ritengo sottolineare quello che ha appena detto Damiano. Ormai Damiano, perché ci conosciamo da diverso tempo, ormai Damiano. Non è un libro perché ho scritto un libro, voglio vendere o queste cose qua, che adesso c'è gente che scrive libri perché comunque è convinta di far soldi. Io ho scritto il libro semplicemente perché, come ho ripetuto prima, ci sono tanti altri ragazzi e ragazze come me che hanno vissuto situazioni difficili, e in questo mio libro l'intento non è quello assolutamente di guadagnarci, è quello di lanciare un messaggio di speranza e di forza per tanti, tanti ragazzi che si sono trovati nella mia situazione, si trovano nella mia situazione e stanno soffrendo.
Ci sono diversi progetti adesso che svelo un po' in anteprima, poi vedremo che piega prenderanno. L'idea era quella di creare una onlus, ma ci stiamo lavorando e quindi vedremo un attimo col tempo, assieme a degli specialisti, perché comunque il lavoro non può farlo una persona qualsiasi, ci deve essere all'interno qualcuno competente, e qui a livello di competenze potremmo aprire un campo, perché se vogliamo dirla tutta, sì, c'è un centro di salute mentale che può funzionare come no, poi dipende molto dal soggetto, dipende molto dai dottori che si possono incontrare, e ve lo posso assicurare perché ci sono passato logicamente. Quindi io credo che la soluzione possa essere anche questa. Comunque il mio obiettivo primario è quello di aiutare in maniera limitata, purtroppo lo riconosco, però almeno di lanciare una mano dove potersi aggrappare. E io direi, vediamo se c'è qualche domanda, se no appunto, ecco, subito, così facciamo fare lui subito che apre. Volevo dire più di una cosa. Beh, la prima era se hai invitato il tuo papà stasera. La seconda era un'osservazione, perché scrivere è terapeutico, perché crea consapevolezza e anche aiutare gli altri migliora la vita. Solo osservazioni. E se ti senti di rispondere qualcosa sul rapporto paterno, perché non va evitato, va affrontato, voglio capire la tua scelta, se c'è stata una scelta, e se te la senti di rispondere. Assolutamente sì, Marco, ti rispondo, perché lo sai benissimo poi anche te un po' com'è la situazione. Di mio padre non mi va assolutamente di parlarne, anche perché tra l'altro ci sono dei piccoli problemini legali ancora in piedi, quindi non vorrei più di tanto affrontare la cosa. E torno a ribadire che ho avuto e ho soprattutto ricordi positivi più con mio zio materno o con l'attuale compagno di mia madre che con mio padre, perché comunque mio padre è stata una persona che nei momenti di estremo bisogno mi ha sempre detto, come quando sono stato vittima di abusi sessuali per 2 anni, lui è venuto a conoscenza di questa cosa, e la sua risposta è stata molto semplice, ha semplicemente detto: come sono successi a te, succedono a tanti altri ragazzi. Ed io avevo dai 4 ai 6 anni, insomma, quindi presumo che la risposta possa essere sufficiente, credo. Io credo che al di là di un divorzio che possa essere tra un marito e una moglie, se ci sono dei figli di mezzo, non devono essere abbandonati. Poi i rapporti che si può avere con un'ex moglie o un ex marito possono essere anche nulli o molto 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 ridotti, però se c'è un figlio di mezzo io direi che ci devono essere determinate attenzioni verso di lui. Bene, se c'è qualche domanda, qualche dubbio, prego. Lascio a voi, insomma, la possibilità. Ce l'abbiamo. Poi è stata professoressa di entrambi, quindi adesso ritorniamo a essere interrogati. Prego, Teresa. No, parlo anche da qui. E volevo solo complimentarmi con te. Grazie. Perché sei stato grandioso. Grazie. Per il fatto di avere non solo scritto, ma avere avuto il coraggio e la bravura di esporti, di parlare, di dire le tue difficoltà. Questo non è da poco, quindi vuol dire, questo è indice di una tua grandezza grande e di una maturazione immensa per me. Poi volevo chiederti, sì. Poco fa dicevi per non rincorrere più negli errori, sì. Quando tu ti comportavi in una certa maniera, sì. Adesso sono quelli gli errori che consideri? Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, e do una delucidazione subito, immediatamente. Allora, nei momenti in cui io mi procuravo del dolore fisico, c'era mancanza di lucidità, mancanza di autocontrollo e di riflessione su me stesso. Ma io ho dato una definizione di autolesionismo alla mia maniera, nel senso che l'idea era quella di procurarsi del male fisico
affinché la propria mente si concentrasse su quello e non pensasse più al dolore interno che può avere una persona. Però volevo fare un'altra precisazione. Allora, io ho scelto casualmente, insomma, molto stranamente ho scelto l'autolesionismo in questo caso, ma si può ripercuotere in tanti altri casi, come ad esempio la tossicodipendenza o l'alcolismo. Io sono stato autolesionista, questo lo ricorderò sempre, tanto che quando adesso conosco una persona o comunque instauro un tipo di rapporto, anche se è difficile, è una cosa che mi piace puntualizzare, proprio perché voglio essere capito, magari un po', ma essere capito e non creare determinati problemi in questa determinata persona che ha un rapporto di dialogo con me. Ecco. Bene. Prego, se c'è. Ecco, volevo soltanto ringraziarti pubblicamente perché anch'io condivido con Teresa questa cosa della capacità che hai avuto, questa maturazione di parlare in pubblico di cose molto personali, molto forti, molto intime e di esporti. Questo vuol dire appunto che è una grande capacità maturativa e un percorso di psicoterapeutico importantissimo che non ti fa paura più adesso niente. Nello stesso tempo l'altro concetto che io ho captato dalle vostre parole, questo concetto che condivido in pieno del rapporto tra il male e il bene, cioè alla fine la nostra vita in fondo, una delle costanti più importanti è proprio questa sofferenza interiore, questo dibattito interiore tra il nostro bene e il nostro male. Molto spesso facciamo del male, però dopo ci rientriamo, cioè ci ripensiamo e alla fine probabilmente quello che fa andare avanti noi, le persone e tutto il mondo in genere è proprio il bene che vince nonostante no, tutto quanto quello che succede. E c'è questa voglia insomma di chiarezza, questa voglia di sentirsi liberi e questa viene solo attraverso la consapevolezza che il bene è meglio del male. Sì, allora ringrazio per l'intervento il dottor Vanzetto e specifico un'ulteriore volta che ci vuole un po' di consapevolezza prima di raggiungere questa determinata attitudine, mettiamola un po' così. E la vera svolta che io ho avuto è quando mi sono svegliato dal coma l'estate scorsa. Ho trovato mia madre nell'angolo sinistro, ho trovato un'infermiera nell'angolo destro, ero completamente immobilizzato perché l'assunzione, l'overdose di farmaci aveva comportato degli spasmi muscolari, quindi di conseguenza i vari aghi della flebo e i meccanismi dell'elettrocardiogramma avrebbero riscontrato problemi nel fatto che io mi continuavo a muovermi continuamente. Quando mi sono svegliato ho visto questa situazione, diciamo che da lì è scattata qualcosa dentro di me che mi ha fatto ragionare e mi ha fatto pensare: Daniel, questa vita tu la vuoi vivere o vuoi limitarti a continuare quello che stai facendo adesso, una non vita, una vita in un limbo sostanzialmente. Se c'è qualche altro intervento, prego. Sì, buonasera. Ciao Stefano. Allora, io ho conosciuto Daniel qualche anno fa. L'ho conosciuto in ambito lavorativo, la conoscenza è stata estremamente limitata, però prima ascoltavo con attenzione quello che diceva anche relativamente alla, più che omologazione, io userei il termine classificazione che dà questa società. E malgrado la conoscenza limitata, c'è stata una empatia immediata. Questo ragazzo mi piaceva perché mi ha stupito la professionalità, la serietà che lui metteva nell'ambito lavorativo, che paradossalmente cozzava un po' con l'immagine, no?
che nell'immaginario collettivo stava a significare una persona completamente diversa. Io lo conosco lo Xanax perché l'ho usato per quasi 3 anni, io ho 53 anni, in un momento un po' particolare della mia vita ho dovuto, perché ne sentivo la necessità di farne uso. E di conseguenza si capisce che una persona in alcuni momenti ha bisogno di un aiuto, e l'importante è che lo trovi l'aiuto, a prescindere da dove arriva. Ho sentito prima che nel libro, Daniel, tu usi delle citazioni che, se sono tue, ti faccio i complimenti. Io ogni tanto, per darmi un tono, per far credere che sono più intelligente di quello che so, uso delle citazioni. Ce n'è una che io amo in maniera sviscerata. Delle volte, quando delle persone escono da dei momenti estremamente difficili come possono essere i tuoi, tendenzialmente uno dice: ma è stato fortunato, perché magari la famiglia è stato fortunato. Io uso una citazione di Seneca che io adoro, che dice: la fortuna non esiste, esistono momenti in cui il talento incontra le opportunità. Io ti auguro che il tuo talento di vivere esploda in questa serata e possa essere la tua opportunità. Dopo una frase del genere è difficile riuscire, dopo Seneca, insomma, complimenti per la citazione. E tutte le citazioni che avete sentito prima, con cui insomma chiedevo a Daniel, sono proprio tratte dal libro e sono farina del tuo sacco, insomma. Allora, a livello culturale sono limitato, insomma, non ho lauree, non ho nulla. Il discorso che faceva Stefano, che tra l'altro insomma ci siamo conosciuti, e credo sia scattata qualcosa che ci ha fatto apprezzare entrambi. Sì, viviamo in un sistema dove l'omologazione purtroppo ci impone determinati canoni da indossare, determinate vesti da indossare, ma io credo che in realtà dentro ognuno di noi ci sia qualcosa di speciale, qualcosa di particolare, e che basti solo tirarlo fuori. Magari non è semplice, ma ce la si può fare. Prego, vedo. Allora, io voglio fare una domanda un po' più... Ci siamo soffermati tutti sull'autolesionismo e sulla tua grandissima forza, di cui ti faccio complimenti in più. Volevo tornare un po' all'origine del tuo malessere, della tua sofferenza, sì. Quindi l'abuso sessuale. Sì. Hai parlato di un'età molto precoce. Sì. Quando è e in che modo, ovvio che non so in che fase siete nel percorso terapeutico, ti sei reso conto che quello che ti era successo non era giusto? Perché mi rendo conto che comunque la psicologia ci insegna che non è facile riconoscere subito un abuso sessuale, soprattutto da bambini. Non si sa ancora cosa è giusto, cosa è sbagliato. Quindi cos'è che ti ha fatto rendere conto? Ma guarda, scusa se ti ho interrotto, ti rispondo, e la risposta più approfondita la trovi anche nel libro. Allora, ho iniziato ad essere abusato a quando avevo 4 anni, sono durati 2 anni, appunto fino ai 6 anni. Se n'è accorta mia madre, perché i miei comportamenti comunque erano diversi da un bambino di quell'età lì, insomma ero più aggressivo, avevo dei comportamenti comunque strani, appunto, rispetto ad altri coetanei di quell'età lì. Ci sarebbero tante cose da dire, e il fatto è che io adesso mi rendo conto che come può una persona più adulta di te farti del male, nel senso, non so se riesco a farti trasmettere quello che voglio dirti. Sono cose che magari non metabolizzi subito, ma metabolizzi nel corso degli anni, e sai, a volte è come riempire un bicchiere. Tu riempi questo bicchiere di tante piccole cose. Io sono stato abusato sessualmente, e la voce si è leggermente sparsa in paese, e sai, capisci che i ragazzini più grandi che ti definiscono come gay,
mattone, come diciamo in dialetto noi, ok, finocchio, frocio, non sono proprio il massimo. E lì è cominciata anche la fase inerente al bullismo, ok? E purtroppo, appunto, fortunatamente ho avuto la fortuna di crescere con mia madre, che ha cercato di fare più del possibile, quasi l'impossibile, e nei momenti in cui lei mi proteggeva, mi difendeva un attimo da tutti questi attacchi, è comunque pesante sentirti dire da altri bambini o comunque ragazzini poco più grandi di te, ma tua madre è una puttana, e tutti questi discorsi qua. Gli abusi sessuali ormai li ho metabolizzati, perché sono una cosa che sono sempre più in aumento. Oltre agli abusi sessuali c'è anche da considerare la pedopornografia, tra l'altro. E si va avanti con molta fatica, si va avanti. Io ho fatto 29 anni da una settimana, e ormai io condivido, cioè vivo con questo pensiero. Una piccola aggiunta alla domanda, che secondo me è buona. Quello che lui dice, a differenza del giusto e sbagliato, si è reso conto subito, precocemente o in tempi giusti, diciamo, per la personalità, che non era giusto. Ma quello che lui dice è esperienza più esperienza più esperienza e scoppio, quindi esperienza più evito, esperienza più tengo lì, poi c'è l'effetto bomba, quindi è un po' diverso. Gli abusati, ognuno la prende a suo modo, c'è chi la prende depersonalizzandosi, cioè non ci sono io, mi nego, non capita a me, e quindi nega, e c'è chi evita o dice non è giusto, insomma, bisogna vedere che tipo di personalità ha l'abusato. Prego Sandro. Scusami Daniel, volevo fare un'osservazione più che una domanda. Tranquillo. L'osservazione la vorrei fare al dottor Furlan. Io ho notato, mi perdoni se lo dico, ho notato che quando lei interveniva guardava direttamente Daniel e diceva: Daniel, c'è molto lavoro da fare ancora, però stai andando bene, stai costruendo la tua figura. Sbaglio, è come una figura da parte sua, scusami il termine, fraterna, quindi di un fratello. È mia maggiore. Figura? Lo è, di sostegno, supervisione, fraterno, appoggio. Guardavo lui perché mi interessa lui. Stasera voglio che sia una serata dove, come diceva il signore dell'esplosione e anche il dottore del bene, deve essere una serata in cui sale di livello, in cui sei arrivato a esporsi, ma deve fare ancora di più, perché secondo me non ha finito, il percorso è finito, ma lui non ha finito. C'è ancora da fare, ma in termini di forse espressione totale, di chissà dove sarà fra un paio d'anni questo qua. Quindi vai avanti, ecco, che deve arrivare a 31, ho fatto meglio. Ecco. Allora, io ringrazio particolarmente Marco, perché ormai ci conosciamo da diverso tempo, insomma abbiamo un buon rapporto, ci diamo tranquillamente del tuo, anzi addirittura se ho bisogno di parlare con lui ti mando, ci sentiamo un giorno prima, vengo su, ci vediamo e via. Ho trovato una disponibilità molto molto grande da parte sua, a differenza, e qui almeno parlo per me, nel senso, ciò che ho scritto qui sono opinioni, cioè quello che si trova all'interno di questo libro sono opinioni strettamente personali. Io ho trovato nel dottor Furlan, in Marco, qualcosa che non si trova, o almeno io non ho trovato nella sanità pubblica. Questo lo dico tranquillamente, mi prenderò le mie critiche, mi prenderò tutto quello che ci va dietro, perché tanto ormai sono abituato, di parole me ne sono sempre prese tante, mi hanno etichettato in tanti modi, quindi non ho problemi ad affermare queste cose, ecco. E poi su cose da fare in comune, insomma, vedere anche alcuni casi, insomma, è successo. Ne abbiamo parlato, insomma, per vedere alcune situazioni da un altro punto di vista serve anche quello a cambiare, a vedere, a capire, insomma. Lo abbiamo proprio messo in mezzo. Allora, la posizione che io sto ricoprendo adesso qui a Granze, da un punto di vista mi sta servendo molto, mi sta dando molto un aiuto, una mano, un aiuto concreto, perché vedo tante persone in difficoltà
e nel mio piccolo cerco di sostenerle, di aiutarle. Certo, più non posso perché magari non ho le competenze per farlo, però ciò che sto facendo adesso lo faccio, diciamo, quasi col cuore, ritornando a parlare di amore, perché comunque ci sono alcune situazioni, ci sono alcune problematiche, ci sono alcune persone che molto probabilmente sarebbero ridotte ai margini della società, sempre per tornare in tema della società, ma io mi sento di comunque in dovere di integrarle, di rendere più partecipe possibile nella vita quotidiana, ma anche nelle semplici attività di tutti i giorni. Bene. Prego Orfeo, e dopo Paolo si è prenotato. Guarda, allora io ti dico una cosa, quando ho letto il nome del tuo libro e ho capito cos'è il passato durante la tua vita, conoscendoti da 15 anni, conoscendo tua mamma da quando ero bambino, si può dire, sono rimasto, scusatemi il termine, anche sconvolto, perché una persona normale o omologata, perché lo potevo vedere e sapere che ha subito tante cose tremende, perché si possono utilizzare questi termini, atroci, vigliacche da parte di persone più forti. Io posso dirlo tranquillamente, io ho durante la mia adolescenza subito per anni violenze fisiche, per anni ho pensato anche quando ero ragazzo di arrivare a difendermi. Io per anni ho girato con un coltello così nello zaino, perché mi dava protezione, nel senso che se avessi subito una violenza dentro la mia testa, cioè, mi ricordo che un giorno un professore mi fece un'ispezione allo zaino, mi trovo quest'arma di male sconvolto, mi disse, chiamò subito i miei genitori e mi disse, ma cosa ti porti a fare questo coltello, che fatalità, una settimana prima con la stessa arma avevano purtroppo ucciso un tifoso allo stadio proprio con lo stesso coltello. Cioè, una persona normale come Daniel, come posso dirmi anch'io, arrivare a provare ad esprimere, penso con questo libro, che sicuramente adesso leggerò anche perché fortunatamente mi piace anche leggere, ma penso che un libretto così in un paio di sere facilmente ci fa capire, penso che a chiunque, anche al nostro, il nostro familiare, il nostro fratello, cioè, può succedere tutto quello che è successo a lui. Cioè, non è un discorso perché è successo a lui perché aveva i genitori separati, o perché è successo a lui perché è andato in una scuola, o che un'altra, perché è al liceo, all'istituto tecnico, perché le cose brutte capitano anche nei paesi piccoli e nascondersi dietro queste cose. Certo. Io dico solo che Dani è stato bravo e spero, mi auguro, come ha detto il professore, che sia anche l'inizio di una carriera che dia la possibilità di realizzarti, perché penso che una persona si realizzi anche in quello che uno gli piace fare. E bravo anche Damiano, perché penso che ti abbia dato una mano anche lui a poter fare, penso, a far pubblicare il libro. Io solo creduto in lui, basta. E io ti posso dire, ci siamo conosciuti tanti anni fa, ti sono visto più come un fratello, ma anche quando io stesso ti vedevo che ogni giorno facevo sempre i tatuaggi, insomma, cioè, io che non ho neanche un tatuaggio, ma non perché, cioè, io quando vedo chi ha un tatuaggio, ma è bello, cioè, però è una cosa che io personalmente non farei, però ogni giorno mi piaceva uno, cioè, ma mi diceva, ma come fai ad andare ad un colloquio di lavoro a trovarti questi tatuaggi? Allora Orfeo, guarda, ti rispondo molto semplicemente, simpaticamente riguardo la parte dei tatuaggi. Allora, il braccio sinistro ce ne sono tanti perché devono coprire i tagli e cerco in ogni maniera che non si vedano. E infatti è un po' difficile perché ogni tanto si entra in qualche locale, semplicemente in un bar, qualcuno vede tutti i tagli che hai nel braccio, nell'avambraccio internamente, ti chiede, ti ferma, per caso hai avuto dei precedenti penali, sei stato arrestato. Alcune volte mi verrebbe anche da rispondere sì, perché a volte le persone dovrebbero un po' limitarsi nelle proprie uscite, però va bene così, dai.
prego Paolo. Ah, ecco, sì, Daniel Vara, il primo giorno l'avevo visto in... parlo in dialetto, ti è concesso, ti è data facoltà a Paolo. L'avevo visto in comune su quella serie che è stata mia per 28 anni. Serio mai? Al di là dei tatuaggi, perché ti ha dato subito, come diceva Orfeo, forse un'impressione negativa, uno tutti insieme. Ho visto subito un ragazzo sveglio, intuitivo, e non ti avevo detto, ma ho detto, ma perché non le venivo prima questo in comune che tu voglia fare tanto? Primo. Secondo, un'altra domanda, Daniel. Sì. Hai mai avuto figure di riferimento, a parte il medico, no, nell'ambito delle tue amicizie, a parte tua madre, che è stata preziosissima, quando ho capito, no? E ti posso di appoggio, con cui confidarsi, darti una mano? Aspetta un attimo, senti mio. Secondo, tu con l'eccessore sulla sedia, quindi... Nel momento così di sofferenza psichica, psicologica, no? Hai mai avuto, come è stato il tuo rapporto, ammesso che ci fosse un rapporto con la fede? Terzo, hai mai pensato che fosse impegnandosi in qualche attività di volontariato per gli altri, fosse un modo per aggrapparsi a un qualche motivo, qualche ideale, per distoglierti un po' magari dai tuoi soliti pensieri, ma così detto amichevolmente, sai, dai. Visto Paolo con una sua domanda, tan tre. Si vede, cioè è il merito del posto, Daniel, in realtà, della location, perché poi insomma... Allora Paolo, intanto ti do del tu, ti dico ciao, perché ormai ci conosciamo, insomma ci vediamo abbastanza spesso. Allora, il mio rapporto con la fede è un argomento molto 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 delicato, nel senso che io sono credente, ma ho un rapporto un po' strano. Diciamo che un giorno magari, se ci sarà occasione, spero insomma di meritarmi questa opportunità, di avere un confronto con chi sta sopra di noi, se vogliamo metterla a livello di fede cattolica e cristiana. Per quanto riguarda le figure di riferimento, mi sono reso conto solo ultimamente che si può fare del bene attivamente, concretamente, in determinati contesti. Come dicevo prima, ho fatto parte per diverso tempo, sono stato militante attivo di un movimento di estrema destra, e proprio perché all'interno vedevo quella forza che sotto un certo punto di vista mi mancava, vedevo delle persone in grado di aiutarmi. Poi però approfondisci un attimo l'ambientamento in questa situazione e capisci che ci sono molte altre persone che hanno dei problemi simili ai tuoi e cercano riparo in determinati contesti e in determinati ambienti. Io ho avuto la possibilità e la coscienza di uscirne, perché arrivi ad un punto in cui non condividi più molte delle cose che si fanno, insomma molti modi di pensare, e attualmente ho la fortuna di ritenermi un uomo libero, nel senso che ho un mio credo, ho una mia idea che adesso comunque non viene rispecchiata in nessun contesto politico. Bene, risposto quanto, ci sono altri? Sì. Sicuramente bene. Allora, poi magari sicuramente ci sarà anche occasione di parlare magari direttamente con Daniel, insomma. Sapete, ci sono appunto a disposizione in vendita delle copie, che appunto Daniel farà l'autografo, la dedica, e poi insomma ci sarà anche occasione di parlare, di confrontarsi. Poi so che verrà anche la pagina per continuare a raccontare, insomma, confrontarsi anche con le persone. L'ultima cosa, poi vi lascio andare, anche perché insomma venerdì sera è un po' per tutti e magari c'è chi avrebbe voglia di trascorrerlo in maniera diversa che non rimanere qui ad ascoltare un racconto un po' così, che insomma... Ma... No. Io sono disponibilissimo a chi ne avesse bisogno di scambiare due parole anche in privato, non c'è nessun problema, anzi sono molto contento se qualcuno
volesse contattarmi o comunque volesse fermarsi per due chiacchiere, sono qui e se posso aiutare lo faccio più che volentieri. Vedo una mano alzata, prego. Ascolta, Damiano, sì. E per Daniel anche, noi lavoriamo nella scuola e lui sta parlando, ha parlato di essere d'esempio verso ragazzi della sua età. E perché non ha ragazzi più giovani che possono affrontare o mettersi ad affrontare i problemi che hai vissuto tu? Stiamo parlando di bullismo, come hai detto tu, e il bullismo non ha età. Noi nella scuola, guarda, sappiamo bene cosa vuol dire. E un'altra cosa di cui hai parlato molto bene è il bene e il male. Far capire a questi giovani che stanno arrivando e che sono la nostra generazione futura, queste cose è di una importanza, penso, fondamentale. Non solo ambiente, ma anche proprio il bene e il male, e non sopravvalutare, ma cioè essere, scusa, sopraffare, ma essere, non dico uguali perché non siamo uguali, però essere simili, che è molto difficile. Allora, questa è una tua osservazione interessante e giustissima. Allora, è un attimo difficile essere d'esempio per le generazioni più giovani delle mie, quindi ti parlo di 10 anni più giovani di me, perché io appunto ho 29 anni, quindi ti parlo di magari 19 anni o anche un po' più giovane, se vogliamo andare un po' indietro nel tempo. Qui mi ricollego un attimo al discorso che facevo prima sull'omologazione e la società. Allora, se tu apri semplicemente una pagina YouTube o qualsiasi pagina, ti appaiono canzoni di determinato gusto dove si fa riferimento al sesso, all'abuso di droghe e quant'altro. È difficile dare una mano ai giovani perché comunque sono influenzati, è inutile negarlo. Cioè, io personalmente credo che un po' di colpa ci sia anche in chi trasmette determinati contenuti. Sì, quello di assistere i ragazzi più giovani dovrebbe essere una cosa più che giusta, proprio perché sono le nuove generazioni, sono loro che dobbiamo aiutare a costruire un futuro e averlo in una maniera più bella possibile, nel senso di avere un futuro diverso da come l'ho avuto io, da come l'hanno avuto tanti altri ragazzi come me. Bisognerebbe, secondo me, magari adesso faccio anche... dico anche una puttanata, cioè nel senso bisognerebbe fare una campagna magari più mirata nelle scuole ed essere più attenti a determinate situazioni e a determinati componenti. Non mi allungo in questo discorso semplicemente perché potremmo parlarne fino a domani mattina, perché dovremmo tirare in ballo anche l'istruzione, dovremmo tirare in ballo tante cose che comunque non sono in grado di rispondere. Al massimo posso dire una mia opinione, ma non posso dare delle risposte più approfondite. Bene, grazie Daniel. Assolutamente, insomma, ecco, sulla scuola è importante e chi lavora nella scuola sa poi delle varie progettualità che vengono fatte e al contempo delle difficoltà che si incontrano spesso a rapportarsi e confrontarsi. E giustamente, come diceva, sono importanti anche delle figure d'esempio che spesso purtroppo vengono a mancare. E anche nel libro si parla anche di un insegnante, cioè anche, si parla anche di insegnanti, insomma, quindi è importante questo discorso qua di chi va a formare i nostri ragazzi. E poi giustamente c'è tutto il problema che riguarda la scuola, il mondo della scuola e istruzione, e lì è un problema che riguarda soprattutto anche la politica, che non è in grado di garantire un servizio scolastico degli insegnanti come dovrebbe essere. Insomma, se noi pensiamo ci sono ancora dei ragazzi che cominciano la scuola e non hanno gli insegnanti in cattedra, lì cominciano dei grossi problemi, insomma. Bene, vedo che ci sono altri interventi. Allora, come preannunciato nella locandina, c'è anche un piccolo buffet sempre gentilmente offerto da Eddie e anche preparato, vedrete insomma la maestria con la quale ha impreziosito questa serata. Direi di chiudere e passare appunto al buffet.
caffè, poi se volete delle copie Daniel anche è disponibile ad autografarvele, con una citazione, la serata delle citazioni, messa nella quarta di copertina, ed è presa appunto da una canzone di Pink Floyd. E se ti mostro il mio lato oscuro, mi stringerai ugualmente questa notte? E se ti apro il mio cuore e ti mostro il mio lato debole, che cosa farai? Beh, di sicuro faremo che a Granse sei sempre il benvenuto. E davvero grazie di cuore a Daniel, facciamogli un bel applauso. E grazie, è stato, lo dico proprio, qua faccio un altro momento personale, è stato un piacere conoscerti e quindi insomma, speriamo siano altre occasioni. Davvero grazie a tutti voi e grazie ancora a Eddie e a Daniel. Grazie.